Buongiorno a tutti, sono Renato Cutrera e siamo qui a parlarvi del mercoledì SIP 2020. Avete già sentito gli altri gruppi di studio nei mercoledì precedenti e oggi siamo qui come rappresentanti del gruppo di studio delle cure palliative pediatriche della Società Italiana di Pediatria. Il mio compito è brevissimo, è quello di dirvi che cosa i relatori dopo di me, insomma, diranno molto meglio che cosa è successo ai nostri pazienti in cure palliative pediatriche durante la pandemia di Covid-19 che ha colpito così duramente il nord Italia e che purtroppo non è ancora finita. Questo dobbiamo dirlo chiaramente, quindi aspettiamo quello che succederà in autunno. Allora, il primo punto è le cure palliative pediatriche, cosa sono, dimensioni del problema e criteri di eleggibilità, quindi di quali bambini stiamo parlando. E i primi 10 minuti ascolteremo Franca Benini, che è sicuramente il riferimento delle cure palliative pediatriche in Italia, l'ispiratrice della legge, insieme col Ministero, ci mancherebbe altro, e con le varie fondazioni. E che dirige il centro regionale di riferimento delle cure palliative pediatriche per la Regione Veneto. A te, Franca, 10 minuti. Buon pomeriggio a tutti e grazie di dedicare il 15 luglio alle 18 a questo tipo di argomento. Allora, l'obiettivo dei primi 10 minuti, come diceva il dottor Cutrera, è proprio quello di riuscire a capire in che ambito della medicina pediatrica siamo. Ok, vediamo se si collega. Non parte. Riprovo. Voi vedete? No, vediamo il tuo schermo, vediamo il tuo schermo, quindi dovresti. Andava bene quello che stavi facendo, però. Rifatto. Sì. Ok. Ok, adesso ci siamo. Apri pure il. Quindi vi stavo dicendo, cercheremo nei primi 10 minuti di fissarci i concetti di che cosa sono le cure palliative pediatriche. Le cure palliative pediatriche sono quella parte della medicina pediatrica che ha un ambito grigio, che si occupa di quei bambini che non giungeranno mai a guarigione. E della quale purtroppo abbiamo idee molto grigie e molto spesso non abbiamo concetti chiari. Vorrei cominciare la mia presentazione con un flash veramente recentissimo. Siamo al 28 giugno del 2020 e praticamente il Parlamento ha emendato questa richiesta da parte del MUR. Vale a dire che dall'anno prossimo accademico tutti i pediatri durante la scuola di specialità dovranno fare un corso obbligatorio di cure palliative pediatriche. E questo è un traguardo molto importante, del quale però dobbiamo chiederci il perché si stanno muovendo tutti da un punto di vista legislativo, da un punto di vista formativo ed anche da un punto di vista di riflessione bioetica verso l'ambito delle cure palliative pediatriche. Partiamo un po' dall'inizio. Palliative significa pallium, mantello. Da che cosa dobbiamo difendere i nostri bambini dal periodo fetale all'età adolescenziale? Qual è l'ambito in cui le cure palliative cominciano ad agire? Sappiamo che negli ultimi anni vi è stato un drammatico cambiamento tecnologico e scientifico che ha portato delle immense risposte per quanto riguarda la sopravvivenza. In 100 anni è calata la mortalità di quasi 100 volte ed è aumentata in maniera drammatica anche la sopravvivenza e portando dei limiti di sopravvivenza in ambiti precedentemente impensabili. Ma questo ha avuto un costo, ha avuto un costo importante. La guarigione di molti bambini, questi ad esempio sono i dati in ambito oncologico, ha creato
una situazione grigia in molti ambiti della pediatria, neurologico, muscolare, metabolico, oncologico, vale a dire una popolazione che, nonostante tutti gli interventi, vive, ma vive nell'inguaribilità. E questo ci pone a fare delle riflessioni a livello clinico. Come dobbiamo trattare un bambino ventilato H24 che va a casa, che ha una malattia che non guarirà? E di conseguenza, nella modalità di rispondere ai bisogni, questo bambino ha dei bisogni completamente diversi rispetto al ventilato in terapia intensiva o semintensiva. Perché? Perché le risposte, logicamente, essendo la malattia per tutta la vita, deve essere gestita in un habitat diverso, deve essere a casa. Ci pone a porci delle riflessioni innegabili sul concetto di limite, quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare sono due cose diverse e ci impone di portarci a fare una ricerca nuova in un ambito precedentemente sconosciuto e non valutato. Verso il 2010 cominciavano a uscire le prime indicazioni in letteratura sui bambini in complessità e a dare le prime caratteristiche. Sono dei bambini che hanno delle patologie congenite o acquisite, sono bambini che molto spesso sono legati alle macchine, hanno un deficit cognitivo neurologico, sono bambini che frequentissimamente richiedono interventi ben 300 volte di più rispetto alla popolazione normale in ambito critico. Sono storie di malattie altalenanti in cui ci sono molte defiance. E alcune di queste defiance si riprendono, altre evolvono verso l'exitus. Questa nuova popolazione di patologia pediatrica, queste nuove storie, altro non sono che i pazienti che necessitano di cure palliative pediatriche, che non sono le cure del bambino morente, ma sono le cure nell'ottica della qualità della vita dei bambini inguaribili ad altissima complessità. L'OMS logicamente ha dato una definizione molto più adeguata, molto più didattica. Ci dice che fare cure palliative pediatriche significa prendersi in carico il bambino e la famiglia non solo in ambito clinico, ma anche psicologico, bioetico, spirituale, organizzativo, sociale, il tutto nell'ottica di una risposta ai bisogni per la qualità della vita. Come vedete, i bisogni sono moltissimi, per cui è necessaria una risposta in team e questa risposta in team deve essere fatta per lo più a casa. E quando non è possibile gestire questi bambini a casa, la risposta ottimale si ottiene in luoghi, in setting adeguati che sono per l'appunto rappresentati dall'hospice pediatrico. L'OMS manda un messaggio molto forte che purtroppo fa parte del grigio in cui le cure palliative pediatriche vivono. Le cure palliative pediatriche non sono le cure dei bambini morenti, per cui la presa in carico di questi bambini deve essere molto precoce nel momento in cui viene dichiarata l'inguaribilità. Le cure palliative pediatriche non escludono la terapia curativa quando questa non incide sulla qualità della vita. E che cos'è la qualità della vita? Visto che è l'obiettivo delle cure palliative pediatriche, è difficile trattare e definire chiaramente per ciascun bambino, data la soggettività del termine, qual è l'obiettivo della qualità della vita. In maniera molto riassuntiva, potremmo dire che questi bambini lavorano, vivono e ci sono e vengono presi in carico dalle cure palliative pediatriche perché, indipendentemente dal livello di malattia e di inguaribilità e di complessità assistenziale, possano essere in ogni momento bambini. Dopo una prima fase in cui le cure palliative pediatriche, come vedete, fino al 2005-2008 venivano considerate come qualcosa di psicologico, filosofico, il boom che c'è stato successivamente è stato eclatante. Nei primi 6 mesi del 2020 i lavori pubblicati sono più di 700.
E questo ha dato numerosi risultati, ma soprattutto ha portato a rifiutare la negazione del problema, a parlare finalmente in maniera scientifica di un problema che certamente ci pone di fronte a numerose problematiche, non ultima l'emozione di trattare questa tipologia di situazioni e di portarla in un ambito chiaro di professionalità e di ricerca. La letteratura ci ha portato a dire che non è un problema solo oncologico, gli oncologici in questi ambiti rappresentano poco più del 10%, 10-15%, ma ha superato questa situazione, portandosi ad occupare altri ambiti della pediatria, sia a livello neonatale, sia in tutte le malattie rare ad esito infausto oppure in ambito delle malattie prive di diagnosi. Le cure palliative si fanno, come abbiamo detto, soprattutto a domicilio, ma trovano un ruolo importante e prepotente anche in ambito ospedaliero. La letteratura ci ha portato a definire l'efficacia. Cosa significa l'efficacia? Che questi bambini in carico alle cure palliative vivono bene, riescono ad avere molto meno interventi in ambito clinico, soprattutto in ambito critico, e riescono a condurre una vita il più vicina possibile a quelli dei bambini privi di problemi di pari età. Quindi abbiamo uno strumento che sicuramente in questi ultimi anni sta evolvendo e che ha definito anche il modello assistenziale migliore. Il numero dei bambini, come vedremo, non è eccessivamente grande, ma la loro logistica fa sì che siano distribuiti, essendo la casa il luogo di cura, su un ampio spazio. E quindi abbiamo a che fare con pochi bambini distribuiti su ampie aree che richiedono peraltro un'ampia competenza, un'organizzazione. Come vedremo poi dai casi che ci verranno presentati, la presa in carico in continuità e in maniera flessibile e dinamica dei loro bisogni e delle risposte necessarie perché i loro bisogni vengano almeno tacitati. E tutto questo deve essere fatto a casa, il che certamente complica ulteriormente il problema. Allora, qual è il modello organizzativo che ci permette di fare questo? La letteratura è concorde che il modello unico che permette questo tipo di risposta è il modello a rete. Che cosa significa? Che un nucleo, un centro di riferimento regionale, sovraregionale o subregionale coordina l'insieme dei servizi in grado di rispondere ai bisogni del paziente e con una presa in carico di bambino e famiglia che è trasversale e supera il setting dove il bambino vive la sua malattia. Quindi non è più il bambino che entra nei vari livelli e nei vari sistemi di cura, ma è il sistema di cura che si plasma attorno al bisogno del bambino e della famiglia. Come sappiamo, ce l'ha accennato adesso Renato, esiste una legge in Italia, è la legge 38 del 2010, che dice una cosa molto semplice, che le cure palliative pediatriche sono un diritto alla salute e il diritto alla salute è stato riconosciuto in maniera peculiare anche all'ambito pediatrico. Una legge molto moderna e è stata considerata dall'ONU come una model law per molti paesi ed è iniziata con così una storia abbastanza antica, datata più di 35 anni fa, che via via si è arricchita di altri centri, di altre esperienze. Ma Franca, un minuto. certo, nonostante tutto, questa è la situazione reale. Solo il 5% dei bambini con malattia inguaribile sono in grado di accedere alle vere cure palliative, il 15% se parliamo di end of life. Quale tipologia di bambini? Oncologici, non oncologici, ma un gruppo sicuramente da non dimenticare sono i bambini privi di diagnosi, che rasentano anche il 20% di tutte le patologie in causa. Quanti sono questi bambini? Questo lavoro dell'OMS ci dice che nelle nostre aree industrializzate 20 bambini su 10.000 minori ne hanno bisogno. Quindi, parlando per numeri puri, in Italia ci sono più di 30.000 bambini
eleggibili alle cure palliative. E quindi è un problema che peraltro è in netto aumento e in continuo aumento proprio in rapporto a quel miglioramento della tecnologia della quale parlavamo prima, e questo si evidenzia in tutte le età, sia quella neonatale che quella adolescenziale. Quindi siamo di fronte a un problema esistente, esistono gli strumenti per rispondere, ma i dati parlano chiaro, 5%, 15% al massimo. I problemi da risolvere sono moltissimi, sicuramente socioculturali, sicuramente di complessità dell'assistenza e sicuramente di carenza di formazione. A questo punto mi piace finire, questi 10 minuti con questa diapositiva. Noi, ciascuno di noi si trova a livelli diversi della curva di apprendimento. Tuttavia, uno scalino davanti a noi c'è sempre, il nostro obbligo è portarsi sempre più in alto, perché è come un sistema a scatole cinesi che ci necessita assolutamente di riuscire a risolvere il problema. E io penso che indipendentemente dal livello di partenza sia necessario lavorare secondo la regola delle 3C, con competenza, continuità e concretezza delle risposte. Forse così riusciremo a dare un po' di vita migliore anche a chi ce la grigia. Grazie. Grazie Franca, grazie veramente. Non è previsto l'applauso, ma il mio ce l'hai sicuramente per quello che hai detto, con la solita e consueta competenza e professionalità. Ora sentiamo Sergio Amarri, che è il responsabile del centro regionale di riferimento per l'Emilia-Romagna e dell'hospice che è in fase di costruzione nella regione a Bologna. Sergio, prego. Il microfono, Sergio. Scusatemi, ringrazio per l'invito e aspettate che anch'io devo caricare la presentazione. La vedete? Mettila in presentazione Ecco. tutto. Perfetto, vai. Allora, ringrazio anch'io per questo invito, è davvero interessante parlare di questo problema che, come Franca vi ha mostrato, è veramente emergente. Io devo parlare dei criteri di eleggibilità alle cure palliative. Franca l'ha ampiamente introdotto spiegando di cosa si tratta. Si tratta di bambini con malattie cosiddette life limiting o life threatening, cioè malattie che accorciano la vita o che la minacciano. Esistono vari approcci. Questo che avete di fronte è un approccio, diciamo, un po' datato. Questa è la terza edizione dell'Associazione Inglese delle cure palliative per i bambini, che identifica essenzialmente quattro categorie, cioè bambini con patologie per le quali esiste un trattamento specifico ma che può fallire, ad esempio le neoplasie, bambini con patologie in cui la morte precoce è inevitabile ma le cure possono prolungare la vita, come può essere la fibrosi cistica, bambini con patologie progressive senza prognosi per le quali il trattamento è esclusivamente palliativo, come possono essere le malattie neurodegenerative, o bambini con patologie irreversibili no, non progressive che causano la disabilità, come la paralisi cerebrale molto grave. A questo va aggiunto che sono considerate eleggibili anche le famiglie che hanno avuto lutti prenatali o che stanno affrontando una diagnosi potenzialmente infausta, prenatale. Mi piace però segnalare questo più attuale, penso, approccio e classificazione a sette categorie che esce da questo Big Study, sempre britannico, molto più recente, che identifica le categorie appunto di condizioni life limiting e life threatening in un modo più applicabile alla clinica. Nel primo gruppo, quello di malattie congenite o cromosomiche, assieme alle classiche sindrome cromosomiche, possiamo avere anomalie congenite del sistema nervoso centrale o del cuore o anche del sistema gastrointestinale, come è il caso di gravi e grandi riduzioni dell'intestino che portano a intestino corto o atresie delle vie biliari difficilmente trattabili. Oppure a encefalopatie del sistema nervoso centrale statiche, malattie non progressive, assomigliano alla quarta categoria precedentemente esposta,
o malattie del sistema nervoso centrale progressive, malattie spesso definite come deterioramento progressivo intellettuale o neurologico, in inglese l'acronimo è PIND, e gli esempi sono le malattie fondamentalmente da accumulo o altre malattie. Le malattie neuromuscolari, quindi vedete la grande enfasi sulle malattie neurologiche, come la distrofia muscolare di Duchenne. Ovviamente il capitolo delle neoplasie con tumori solidi, tumori cerebrali oppure del sangue, dei sistemi linfatici, malattie respiratorie o polmonari, che per il bambino più grande o il giovane adulto sono la fibrosi cistica, e per il bambino più piccolo possono essere la patologia polmonare cronica, spesso esito di prematurità, più un'altra miscellanea di patologie che possono includere le patologie endocrine o renali, immunodeficienza o traumi, purtroppo non così rari come gli esiti di gravissimi incidenti stradali. I numeri sono elevatissimi, questo articolo è già stato citato da Franca e vedete che si va dai 20 casi ogni 10.000 bambini e adolescenti per i paesi, diciamo con un reddito elevato che ho messo in grassetto, fino a 120 casi in paesi un po' più sfortunati come quelli africani. Questi numeri tendono a crescere. Questo è un lavoro del 2012, sempre britannico, che parla di 32 casi ogni 10.000 bambini e adolescenti, in cui vedete che le patologie più rappresentate sono quelle congenite. Questo è un lavoro di pochi mesi fa, dal lavoro Make Every Child Count, che arriva ad aver misurato addirittura un numero molto elevato di 66 casi ogni 10.000 bambini e adolescenti con l'età più colpita nella fascia 1-5 anni. Questo tipo di numeri, palesemente molto elevati, probabilmente misura l'interità dei bambini con complessità medica o clinicamente complessi, di cui Franca ha già parlato e spiegato il perché sono in aumento. E va considerato il fatto che a fronte di quei 21 milioni di bambini che hanno un bisogno di cure palliative pediatriche, questi lavori internazionali dicono che solo circa un terzo di questi bambini, cioè 8 milioni, hanno bisogno di un approccio specialistico. La maggior parte della letteratura e società scientifiche fa infatti riferimento a un modello organizzativo cosiddetto piramidale, in cui alla base abbiamo un approccio tipico delle cure primarie con pazienti a minore complessità, in cui le cure palliative somministrate precocemente, cosiddette early palliative care, completeranno un approccio palliativistico senza necessariamente un intervento di un team specialistico. Poi ci possono essere pazienti di complessità intermedia, cosiddetti condivisi in consulenza con il centro specialistico, e pazienti altamente complessi che sono seguiti e devono essere seguiti da un'equipe specialistica di cure palliative pediatriche. Proprio il gruppo di Franca Benini qualche anno fa ha misurato nella regione Veneto la prevalenza di bambini, che vedete 9,5 su 10.000 residenti minori, eleggibile cure palliative specialistiche con le maggiori patologie relative a malformazioni congenite e a problemi perinatali. Noi abbiamo cercato di fare una cosa simile, sebbene sul territorio, per preparare la nostra rete, quel concetto di rete a cui Franca ha fatto un chiaro riferimento, e la nascita del nostro futuro hospice regionale, andando a misurare il numero e i bisogni di questi pazienti, di questi bambini, cioè le loro caratteristiche, l'offerta sanitaria esistente e la complessità della casistica. Per farlo abbiamo usato una serie di item, e in particolare la scheda CAPED, che sempre esce dal lavoro del gruppo della dottoressa Benini e che è stata recentemente validata e in via di in corso di pubblicazione. È una scheda che si basa su 11 item e ci dà una valutazione numerica della complessità clinica. Voi vedete sulla destra i numeri che identificano la complessità come bassa, media e alta, andando a, come dire, a posizionarsi su quel modello piramidale a cui ho fatto riferimento poco fa.
nostra rilevazione è stata multidimensionale, questa che darò è una sintesi, quindi non posso entrare nei dettagli di appunto problemi clinici, device e presidi utilizzati e anche situazioni relative alla presa in carico. Le caratteristiche dei pazienti che, come vi dicevo, abbiamo intervistato a domicilio, questo è un lavoro sui pazienti residenti in tutta l'Emilia-Romagna. Inizia col numero di pazienti che abbiamo trovato, che sono 601 pazienti eleggibili alla rete delle cure palliative, con un'età media di 7,4 anni, 56% maschi, e una prevalenza di 8,44 ogni 10.000 residenti, quindi abbastanza simile a quella trovata nel Veneto e circa la metà di quella auspicata nei paesi ad alto reddito come il nostro. I bambini sono principalmente gestiti dalle loro famiglie e una bella fetta, circa il 40%, proviene da famiglie straniere. Tantissime patologie, tutte diverse, penso che questo non stupirà, i pediatri che ci ascoltano. La stragrande maggioranza di questa casistica era raggruppata in circa 5 classi di patologie, in cui, la parte più importante era quella delle malattie del sistema nervoso, seguite dalle malformazioni congenite. In questa casistica abbiamo solo un 4% di neoplasie, probabilmente sottostimata questa fetta. Sergio, un minuto hai. L'offerta sanitaria era molto diversa sulle varie province. Vedete che purtroppo il ricorso al palliativista è una figura sicuramente carente, era tra le più basse, mentre il fisioterapista era tra le più alte, nutrizionista e via dicendo. Gran parte dei pazienti usa almeno un ausilio, un device o entrambi, e il supporto respiratorio e nutrizionale erano i più rappresentati. La casistica che abbiamo raccolto era abbastanza complessa, circa il 50% dei pazienti era ad alta complessità e il punteggio HP medio regionale era di 51 punti, con item variamente rappresentati. Il peso più importante era quello della valutazione di eventi imprevisti ed imprevedibili, seguiti dalla valutazione della respirazione, alimentazione, crisi convulsive e via dicendo. E direi che ho concluso e vi ringrazio. Grazie Sergio, ovviamente se ci sono delle domande vi prego di inviarle con il sistema consueto dell'email che credo scorra in sovraimpressione e direi di proseguire con la presentazione di tre casi clinici. Il primo caso lo presenterà Caterina Agosto, valente collega che ho conosciuto, ahimè, molti anni fa, Caterina, quando abbiamo cominciato, lavora insieme con Franca Benini, quindi ha una grandissima esperienza, essendo il primo centro, in Italia che si è occupato di cure palliative, quindi con grande piacere ti do la parola, Caterina. Grazie Renato, grazie colleghi tutti, spero di essere sufficientemente disinvolta e di andare laddove dovrei con le mie diapositive. Eccoci, ditemi se voi vedete, la vedete, ecco, non la vedo io, ma io ci posso andare. Voi la vedete tutti? Interrompi condivisione. Metto Metti a tutto schermo, Caterina. Eh a tutto schermo, la vedete? sì, vai. Sì, ecco, non la vedo io però. Ma Ancora non sei a tutto schermo. ancora non sono a tutto schermo. La tua ultima diapositiva, vediamo, quindi dovresti Sì, vedete inserire. la mia ultima diapositiva e quindi io adesso uscirò e ricomincerò andando in alto. Ma va bene anche l'ultima diapositiva. È ispirazionale, mettiamola così. Adesso vado alla mia prima e intanto colgo l'occasione per ringraziare chi mi ha introdotto e per dire che io parlerò di una storia di dolore, di dolore e di necessità di cure palliative nell'ambito non oncologico, ma nell'ambito delle cardiopatie congenite complesse, che nell'ultimo periodo, negli ultimi 20 anni, hanno cominciato. Va tutto bene, mi sentite? Sì, vai, vai. Ok, negli ultimi 20 anni hanno cominciato ad occupare la scena per quanto riguarda
osservazioni in letteratura. E negli ultimi 10, e lo dobbiamo a una cardiologa, la Bloom, che unendosi con la Wolf, della sua esperienza appunto in ambito oncologico, amplia queste patologie che le caratteristiche le hanno tutte: hanno elevati bisogni assistenziali, rischio di morte precoce e soprattutto vivono la loro malattia moltissimo negli ambiti intensivi e molto spesso anche il fine vita. Dalla nostra indagine presso il nostro centro, l'88% dei bambini muore ancora senza la presenza dei genitori. Questo per un drammatico non riconoscimento del fine vita, con un sacco di legittimazione pur nella scelta, però questo è il dato. La storia clinica di Stefano non ve la leggo nei dettagli, ma la freccetta che voleva essere un bisturi mostra come nasce con una cardiopatia congenita complessa, diagnosi prenatale, e viene subito ad essere operato a 4 giorni di vita, poi a 12, a un anno è necessario posizionare anche un pacemaker. E questo pacemaker e il malfunzionamento degli elettrodi è parte di molte, molte necessità di revisioni e di ospedalizzazioni. Nonostante tutto, Stefano cresce, raggiunge una buona statura, un buon peso, anche una buona capacità scolare ed ha una buona qualità di vita. Ma il dramma inizia alla fine del mese di dicembre, quando si sente molto stanco ed è in una condizione di scompenso cardiaco che lo porta al ricovero, all'essere refrattario alle cure mediche e ad essere sottoposto a cateterismo cardiaco, nel corso del quale, per dissociazione elettromeccanica, va in arresto cardiaco. E l'esito di questo arresto cardiaco, seppur con tempestiva ampia, intensiva rianimazione, porta a lesioni massive per ischemia del sistema nervoso centrale, di ipertensione polmonare gravissima, a inattività della pompa cardiaca che viene sostituita dall'ECMO e poi da un VAD, da un dispositivo ventricolare esterno, sepsi, mediastinite, versamenti, insufficienza renale acuta da cui poi riemerge, ed una sofferenza anche intestinale. In terapia intensiva cardiochirurgica, dove lo spazio è condiviso con gli adulti, ci sta per circa un mese. Poi a febbraio, verso la fine di febbraio, viene trasferito nella terapia intensiva pediatrica, dove l'accoglienza e lo spazio ai genitori è dedicato. Ma ci troviamo nella condizione dell'emergenza Covid. L'orario si fa ristretto, le barriere di avvicinamento al bambino, che è già molto invaso da presidi, si fanno ancora più importanti per le norme di prevenzione. I genitori si alternano nell'essere a casa con il fratellino di 2 anni più giovane. Abbiamo di fronte a noi un bambino che ha raggiunto il respiro spontaneo, la capacità di respirare autonomamente attraverso la tracheostomia, ha recuperato la funzionalità renale, non riesce ad alimentarsi dalla nutrizione parenterale, ma è un bambino che ha un aspetto di continua sofferenza, sia questo dolore o manifestazioni corticali, subcorticali, di sofferenza neurologica, è molto difficile distinguerlo. È distonico, ha grimacing, ha pianto. È difficile poterlo portare ad un livello di superficializzazione tale da consentire anche la riabilitazione, perché si manifestano queste situazioni che sono drammatiche sia per i genitori che vi assistono in alternanza, appunto, un giorno l'uno, un giorno l'altro, ma moltissimo anche per gli operatori e per gli infermieri che non mancano di manifestarlo e gli dedicano cure amorevoli. L'equipe degli intensivisti attiva la richiesta di consulenza di cure palliative pediatriche e i palliativisti, raccolti tutti i dati prima dalla documentazione clinica, hanno un percepito, ci chiameranno per la gestione del dolore, moltissimi farmaci sono stati già trattati con appropriatezza, anche i neurolettici, oltre alle benzodiazepine, gli oppioidi, adesso non scendiamo in dettagli, ma era stato fatto un appropriato trattamento. Oppure vorranno discutere con noi la proporzionalità delle cure. Vi è qualcosa di futile in questo tipo di cura? In realtà i bisogni erano chiari, volevano una presa in carico in quanto il bambino era medicalmente assistito, aveva il device del cuore appunto di supporto, era un bambino molto difficile che volevano trasferire per un tentativo di riabilitazione intensiva e successiva domiciliazione. Per le cardiopatie congenite parlare di futilità è veramente difficile. Ci capita con Benini, abbiamo un programma attivo con i cardiochirurghi e loro ci dicono: ma noi siamo quelli che abbiamo fatto il primo ECMO umano connettendo bambino e mamma, non potete parlarci di non credere nell'invasività, nell'intensità dei trattamenti. In realtà non dobbiamo, appunto, come palliativisti ragionare in un pregiudizio. Dobbiamo fare una riflessione puntualizzata di caso e attraverso questa riflessione e senza giudizio
negozio, risolvere i conflitti tra equipe e cercare di centrare il bersaglio. Abbiamo un metodo noi delle cure palliative. Non riusciamo a volte a risolvere il problema, ma facciamo un'analisi dei bisogni e cerchiamo di soddisfarli. E questo sia per quanto riguarda bambino, genitori e curanti. E abbiamo una gestione del tempo, cioè il nostro tempo è veramente un tempo di cura, come dice la legge delle disposizioni anticipate di cura. Non posso leggervi tutte queste sentenze della mamma, ma vi invito a leggerle, perché questo dialogo ampio, dedicato, seppur fatto ai tempi di Covid, con il distanziamento calcolato, bardati, ha permesso un avvicinamento ai genitori nonostante tutto ci portasse a essere lontani. E la mamma ci restituisce quella che è l'autodeterminazione di Stefano. Ci parla di un bambino volitivo, intenso, che viveva. Ci parla del fatto che non avevano mai capito che di una malattia mortale si trattasse. Sì, certo, di molte cure, ma le superavano tutte. E alla fine ci dice: noi non vediamo l'utilità di questo trattamento intensivo, sarebbe un altro mese di sofferenza. Dipende da questo strumento, ma il nostro bambino ha un cuore che non è già più vivo ed è un bambino che vive nella sofferenza, non ha più alcuna dignità. Chiude questo congedo dicendo: e poi oggi è il 10º compleanno del fratello, e ci ha detto, mentre noi venivamo da lui: mamma, salutami Stefano, perché tanto so che non lo vedrò più. Su questa comunicazione della mamma, la equipe si ricompone e nel disagio provato dagli intensivisti di questa paura di svezzare da un trattamento in atto, riusciamo a non iniziare dei trattamenti che riteniamo futili. Ne facciamo belle discussioni di equipe, ma non si trattava di svezzare dalla ventilazione, si trattava di svezzare da uno strumento che condizionava la vita, il cuore, diciamo, artificiale che sedeva vicino a Stefano. Noi abbiamo una cura. Noi abbiamo una legge che la legge 22.219 permette l'autodeterminazione. Nella relazione di cura, in cui le spiegazioni devono essere chiare, esplicite e anche con tutte le alternative presenti, ci permettono poi che il paziente o chi per esso, come in questo caso minore, rifiuti un trattamento che non è più di buon aspetto di salute, ma che diventa solo un trattamento non beneficente. E quindi la legge ci tutelava e questo ha ricomposto anche le dinamiche di equipe. Quindi il bambino, oltre ad essere non guaribile, è in una condizione di terminalità e bisogna prepararsi a gestire dignitosamente il suo fine vita, non potendo più dare una dignità di cura. Riconosciuta la terminalità, riconosciuto da parte di tutti gli operatori sanitari i disagi che erano anche i loro bisogni, arriva in hospice accompagnato dai curanti che fino ad allora l'avevano seguito e dai genitori e dalla psicologa che aveva supportato in tutto questo percorso di consapevolezza i genitori e ci restituiva genitori generosi che non avevano paura della disabilità, avevano paura di una sofferenza inutile per il loro bambino. Quindi il trasferimento in hospice pediatrico non è stato facile, periodo di distanziamento, disposizioni aziendali per cui un solo genitore, quindi ricreare quello di cui avevano bisogno, di un'intimità per il fine vita, è stato molto difficile. Però ci siamo riusciti, cioè abbiamo gestito anche la logistica. E non è stato facile poi permettere anche all'incontro con il fratello, supportandolo, ma per tutto il tempo che fosse necessario. Nuove acquisizioni tecniche, come si svezza un VAD? Infatti il VAD non si spegne, ha degli allarmi potentissimi perché o si ferma da solo o va svezzato. E così nuove acquisizioni tecniche. Il VAD viene svezzato mentre la famiglia si ricongiunge attorno a Stefano e dopo circa 48 ore comparsa anche dell'attività spontanea del cuore di Stefano, che poi dopo circa 72 ore si arresta spontaneamente mentre Stefano dorme in braccio alla madre. Caterina, scusami un Ho minuto. finito. Abbiamo imparato un sacco di cose. Abbiamo imparato a non solo non iniziare i trattamenti, ma a svezzarli. Abbiamo imparato anche noi che siamo centro di super terzo livello, che è difficilissimo, a usare il tempo prezioso che il Covid ci ha riproposto nella sua preziosità a realizzare tutto in una grossa difficoltà diagnostica. E ringrazio tutti noi che siamo un po' donchisciotteschi, ma ogni giorno troviamo il coraggio per ossa rotte di rimetterci in sella. Grazie a tutti. Grazie Caterina, caso molto interessante e anche credo molto coinvolgente perché riguarda un aspetto di sospensione delle cure, quindi del fine vita. Forse quello che più
viene comunemente indicato come cure palliative in modo inappropriato, perché ce ne sono molti altri, però sicuramente sono compresi anche questi. Ora ascoltiamo Lucia De Zen, che si è ormai non più recentemente trasferita a Trieste, e ci parlerà ovviamente di un altro caso clinico preso in carico dal suo centro. Prego, Lucia. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie Renato, grazie a tutti voi che ci state ascoltando. E io vi porto questa esperienza che è relativa a una situazione che abbiamo gestito in questi mesi di pandemia e che è stata sicuramente illuminante, quasi, sembra quasi impossibile dire così, ma adesso ve la racconto. Gli attori, i protagonisti sono Iris, la sua famiglia, la nostra rete regionale che è di recente insorgenza dell'anno scorso e del Covid-19 che sicuramente è stato un attore. Iris è una ragazza quando si ammala, non ha ancora 18 anni, è una ragazza affetta da sindrome di Down, ha una buona vita sociale, anche autonoma e ha una famiglia composta da una mamma, infermiera in pensione, seguiva la dialisi e dopo un elemento che tornerà fuori nella storia, il papà è OS e la sorella studia medicina in un'università fuori regione. Hanno una rete familiare ben strutturata con un contorno di zii e di nonni sicuramente molto presenti nella loro vita. Ad agosto del 2018 Iris si ammala, riceve diagnosi di linfoma di Hodgkin, inizia un protocollo che però non dà i risultati sperati. A dicembre del 2018 una prima recidiva, si cambia terapia, a marzo 2019 una seconda recidiva, una nuova terapia, a giugno del 2019 una terza recidiva e una nuova terapia. E Iris abita a 90 km dal centro di riferimento regionale, a 15 km dalla pediatria locale. E tutti, quando l'abbiamo conosciuta, quando ce la raccontano, ce la ricordano con la frase: non voglio stare in ospedale. Questo era l'obiettivo primario di Iris. E se ripensiamo alla diapositiva precedente, quindi alla sua malattia, non possiamo chiederci come stava andando Iris. Sicuramente era una malattia in progressione e quindi una possibile situazione in cui inviare le cure palliative specialistiche al bambino affetto da tumore, che è sempre un bambino molto difficile sul quale decidere il timing di affiancamento alle cure palliative, ma che può essere comunque guidato, aiutato dalla consulenza e quindi conosciamo Iris, i colleghi ci chiamano, la conosciamo, conosciamo lei e la sua famiglia. Iris è una ragazza solare, ama tantissimo colorare, scrivere, suona la pianola, è molto diffidente all'inizio, quando le diciamo che il nostro obiettivo è quello di fare stare a casa il più possibile, ci accoglie e da lì diventiamo amici. Facciamo un primo accesso in domiciliare per conoscere la sua famiglia, per conoscere la loro storia, quindi entrare nel loro contesto e coinvolgere gli attori locali, l'ADI, la pediatria, le cure palliative dell'adulto, perché nel frattempo Iris aveva compiuto 18 anni, quindi sicuramente potevamo avere bisogno anche del loro appoggio. Il medico di medicina generale in quel momento era assente. E ci dividiamo i primi compiti, l'ADI ha prestazioni semplici, la pediatria locale ha la terapia di supporto, sempre però in ospedale, Iris va avanti con le terapie per la malattia di base. Però a settembre del 2019 una quarta recidiva, i colleghi oncologi e genitori concordano per un'alte dose seguita da trapianto di staminali autologhe che esegue nell'ottobre del 2019 e viene dimessa nel novembre. È in remissione di malattia quasi sorprendentemente, quindi non è in quel momento inguaribile, non è sicuramente terminale, ha una prognosi incerta e sicuramente ha bisogni complessi. Quali sono? Sono bisogni clinici, aveva sviluppato una food aversion, non abbiamo ben capito su che base, forse dopo una mucosite molto molto grave, ma sicuramente anche su una base psicologica, forse era un suo modo di esprimere un disagio, una difficoltà. Aveva questi conati di vomito improvvisi, con una piastrinopenia, un'anemia trasfusione dipendenti, insufficienza renale cronica, probabilmente su base iatrogena, e una lieve ascite. Bisogni psicologici. Iris vuole stare a casa, ve l'ho già detto almeno 3 volte, lei continuava a ripeterlo. I genitori sperano, vista la remissione della malattia, però sono anche molto molto provati. Soprattutto la mamma è in difficoltà, perché lei è un'infermiera di dialisi, quindi per lei
diventava quasi in automatico valutare l'inizio eventualmente di una dialisi in un contesto di insufficienza renale cronica, e quindi anche le discussioni rispetto all'appropriatezza dell'intervento considerato il quadro generale di IRIS. Bisogni sociali. La rete è molto presente. Iris, appunto, conta molto sulla nonna, sulla zia. La mamma a casa, il papà continua a lavorare, la sorella è ancora fuori. Facciamo un primo incontro con gli operatori della rete il 10 febbraio per aggiornarci. Purtroppo il 23 di marzo Iris riceve la diagnosi di invalidità, una diagnosi molto difficile, una diagnosi che onestamente a un certo punto bisogna fare, e con i colleghi oncologi tutti insieme abbiamo valutato una progressione diffusa della malattia, e quindi in questo momento eravamo, dire, a questo punto in cui le terapie volte alla guarigione della malattia oncologica effettivamente erano finite, e a questo punto entrava effettivamente di predominante la cura palliativa. Ovviamente si decide di stare a casa, ma il 23 marzo, voi sapete, questo è il documento, che il decreto che è uscito quel giorno, eravamo in pienissima pandemia Covid, e quindi cosa fare, come gestire a casa. Clinicamente Iris stava abbastanza bene, un umore buono, anche insomma a tratti altalenante, c'ha bisogno sicuramente di organizzare le trasfusioni almeno 2 o 3 volte alla settimana. È molto triste per l'isolamento sociale, i genitori sono consapevoli e supportati dalla sorella che qui è una nota positiva, causa Covid è a casa. E quindi è sicuramente un grande aiuto, ma c'è una solitudine assistenziale intorno, perché durante il periodo Covid, per Iris, ma come per tutti gli altri nostri bambini, è venuto a mancare il sostegno alla rete familiare. Gli operatori territoriali, educatori, fisioterapisti, volontari, gli insegnanti di musica nel caso di Iris, non potevano più accedere a casa, quindi i genitori ci dicevano: abbiamo un isolamento più serrato del periodo della neutropenia, se ancora possibile. E quindi problemi organizzativi. L'ADI era dirottata all'assistenza domiciliare di pazienti adulti Covid positivi. Gli accessi ospedalieri erano comunque ad alto rischio, sia presso il centro nostro che presso la pediatria locale, che era un ospedale non solo pediatrico come il Burlo. Quindi l'ingresso consentito a solo un genitore, come abbiamo sentito prima anche per Padova. E come gestire le trasfusioni? A domicilio non erano mai state fatte prima. La procedura era stata presentata qualche mese prima nel contesto di implementazione della rete regionale, ma non era stata approvata. Il nuovo medico di medicina generale era assente a causa Covid, e anche noi operatori sinceramente avevamo anche un pochino paura, perché dovevamo utilizzare un accesso a domicilio con presidi, con modalità che non avevamo mai usato prima, e noi stessi avevamo paura di essere fonte di contagio per Iris, per la sua famiglia. Torno a dire, Iris non era terminale in quel momento, e quindi non volevamo essere noi causa di ulteriori problematiche. E quindi come abbiamo fatto? Abbiamo lavorato tantissimo di rete, con gli accessi congiunti anche, magari anche fuori in giardino, per fortuna avevo una casa singola, per poter discutere con i genitori, con la sorella, i problemi. Abbiamo preparato il kit per l'urgenza. L'ADI è stata fantastica, perché ha identificato 2 infermieri che in qualche modo li tenevano puliti dei pazienti Covid per darci una mano nella gestione di Iris. Le trasfusioni, miracolosamente la procedura è stata approvata in 2 giorni, probabilmente sulla spinta proprio di Covid, e abbiamo iniziato a trasfondere a domicilio. Abbiamo offerto la formazione, perché finora gli infermieri dell'ADI non avevano mai eseguito trasfusione a casa, e la pediatria locale, forse anche aiutata dal fatto che gli accessi dei bambini in generale in pediatria erano sicuramente calati, ci ha messo a disposizione dei medici per darci una mano. Il supporto psicologico doveva comunque essere presente, la psicologa del Burlo faceva degli accessi domiciliari. Abbiamo organizzato una continuità H24 7 su 7 con un calendario ben definito che abbiamo dato a tutti gli operatori della rete, genitori compresi. Mancavamo di una telemedicina che in qualche modo fosse effettivamente regionale, quindi si è creato il gruppo WhatsApp, dove ovviamente non abbiamo scambiato dati sensibili, ma dove ci si diceva: vado io a casa, sto andando io, vado io domani, quindi anche proprio il problema organizzativo. Abbiamo poi identificato una figura infermieristica finanziata da un'associazione di volontariato per un supporto domiciliare, quindi un'unica infermiera dedicata solo ad Iris, che abbiamo coinvolto, abbiamo formato. Abbiamo presentato la famiglia, e l'infermiera, ovviamente avevamo selezionato anche in base all'attitudine, e era fondamentale anche per attività di gioco, ricreativa, per i massaggi ad Iris e alla sua mamma. Quindi ha veicolato in qualche modo la mancanza di tutta quella rete di supporto che in situazioni non Covid avremmo potuto avere.
risultati. Iris non è più andata in ospedale. Abbiamo trovato delle strategie terapeutiche per migliorare questi conati di vomito. L'insufficienza renale si è quasi miracolosamente fermata, nel senso che comunque pensavamo che progredisse rapidamente, invece si è stabilizzata. Ha trascorso 2 mesi a casa con una buona qualità di vita, facendo più di 30 trasfusioni. Abbiamo iniziato la sedazione palliativa il 20 maggio. Iris è mancata il 24 maggio a casa con i genitori, la sorella, il pediatra e l'infermiere. Abbiamo imparato cosa fare, che Covid sicuramente ha distanziato, mettendo le barriere fisiche, ma il fatto di avere una rete regionale di cure palliative con un centro di riferimento che ha coordinato tutta l'assistenza e l'ha riorganizzata in tempi veramente rapidi, trovando la collaborazione di tutti, sicuramente ha dato ad Iris e alla sua famiglia quella dignità, quel fine vita che tutti volevamo. Abbiamo anche usato Covid a nostro favore, probabilmente fa parte della resilienza dei palliativisti, abbiamo visto comunque positivo. Abbiamo ancora tanta strada da fare, ma se la mamma di Iris ci ha detto che ha capito le parole cure palliative, che prima quasi non le voleva neanche sentire, non le piacevano, e se papà si è sentito circondato, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. E questo non per noi singolarmente, ma per la forza della rete, che ringrazio tutti, soprattutto i colleghi di Udine, dell'ADI, del territorio e ovviamente gli oncologi del Burno. Grazie. Grazie Lucia, caso veramente coinvolgente sicuramente. Forse ricordo questa battuta che uno degli ostacoli che le cure palliative hanno è proprio il nome cure palliative, perché per l'uomo della strada palliazione, come diceva la mamma, mi pare, della bambina, significava solamente fine vita, e quindi tutto questo cosa comporta. Io ricordo a tutti quelli che ci ascoltano che è possibile far pervenire delle domande attraverso un'email che voi dovreste vedere impressa nel vostro canale YouTube, ma comunque ricordo che è mercoledì senza accento SIP, tutto attaccato, mercoledì SIP, chiocciolina@gmail.com. Quindi aspettiamo le vostre domande. E intanto diamo la parola a Michele Salata, che è un medico dell'ospedale Bambin Gesù, ma è qui presente anche come medico designato del futuro centro regionale di riferimento per le cure palliative pediatriche e hospice regionale della Regione Lazio. Michele, prego, inizia la tua presentazione. Buonasera a tutti, si vede la condivisione? Sì. Buonasera, è un vero onore far parte del gruppo di cure palliative pediatriche della Società Italiana di Pediatria e poter lavorare con colleghi così autorevoli come abbiamo potuto sentire fin d'ora. Sono un pediatra e mi occupo delle dimissioni difficili dei bambini dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Di fatto affianco e supporto i colleghi nella fase di organizzazione della domiciliazione di bambini con patologia cronica complessa a elevati bisogni assistenziali domiciliari. Intervengo quindi sia nella fase di dimissione, ma anche poi una volta dimessi nel follow-up, fornendo una sorta di trade union tra l'ospedale e il territorio. E vengo interpellato anche dai colleghi delle ASL o dal pediatra di famiglia qualora ci fosse una difficoltà a casa. L'ospedale ha realizzato una vera e propria procedura dedicata alla dimissione dei bambini con dimissione complessa clinica o sociale, perché sappiamo che anche l'aspetto sociale, le realtà di difficoltà sociale sono in costante ascesa. Creando la procedura è così possibile applicarla ai bambini in ogni unità operativa di tutte le sedi dell'ospedale. Questa procedura sfrutta quello che è un sistema informatizzato di consegne online che permette di evidenziare ad ogni medico, lo vedete evidenziato in rosso, dimissione difficile clinica, fin dal momento del ricovero del bambino o nel momento in cui si capisce che per la patologia i bisogni una volta dimesso saranno importanti. Il caso che brevemente vi presento è quello di Cecilia e ci porta in un altro enorme capitolo di patologia che tutti quanti incontriamo, che è quello del neonato, del prematuro, del lattante. La storia di Cecilia è una storia, credo, comune a tantissimi reparti di terapia intensiva neonatale.
Cecilia è nata alla 31esima settimana gestazionale da taglio cesareo urgente con un peso di 1,350 kg, l'APGAR 6 e 8, e fin da subito ha avuto bisogno di un supporto ventilatorio con nasal CPAP. In ottava giornata ha avuto delle apnee subentranti ed è stata intubata, ventilata prima in convenzionale e poi in alta frequenza. Viene trasferita alla terapia intensiva neonatale del nostro ospedale, diretta dal dottor Dotta, in 18esima giornata di vita per un sospetto di occlusione intestinale. Si presentava infatti con una distensione addominale e con dei vomiti biliari. Sottoposta a intervento si riscontra un ileo da meconio a 40 cm dal trace e a valle un microilio microcolon. La biopsia evidenzia un megacolon agangliare che si estende anche al tratto terminale del tenue. In questa diapositiva riassumo in un'unica diapositiva in realtà moltissimi mesi di vita in terapia intensiva neonatale e tutti gli interventi, possiamo chiamarlo il calvario, al quale Cecilia è stata sottoposta, e la parola calvario forse ci porta poi a riflettere. Mi viene a pensare come i genitori, ogni volta che la bambina entra in sala operatoria, gli si apre veramente un terrore infinito anche di non rivederla, oltre alla sofferenza che ovviamente temono di vederla sottoposta. È stata sottoposta a ileostomia, ad 1 mese di vita ha chiuso chirurgicamente il botallo. A 3 mesi, per numerosi tentativi di estubazione falliti, è stata confezionata la tracheotomia. Per le modalità respiratorie e ventilatorie viene posto il sospetto clinico di sindrome di ondine. A 6 mesi ha una resezione completa del tratto agangliare, la realizzazione dell'anastomosi ileorettale e quindi un quadro di malassorbimento con sindrome di intestino corto e si configura quindi una situazione di grave insufficienza intestinale. Come potete immaginare, più volte è stato necessario posizionare un catetere venoso centrale e non poche volte, come spesso purtroppo succede, ha avuto quadri anche a rischio di vita di sepsi legate al catetere venoso centrale o alla traslocazione intestinale. Viene quindi attivata la procedura di dimissione clinica e sociale. Siamo nell'aprile 2019, sono passati tantissimi mesi in terapia intensiva neonatale, comincia ad aprirsi lo spiraglio della dimissione. Ho un primo incontro con la mamma, ricordo molto bene quel giorno perché la stanza era un po' buia e mi si presenta di fronte una ragazza giovane, era molto sommessa, lo sguardo basso, gli occhi spenti, non aveva molto voglia di parlare, un ennesimo medico, un'ennesima figura si faceva di fronte a lei. Comincio ad ascoltare la sua storia. E gli faccio una prima domanda per me fondamentale, che è quella del pediatra di famiglia, se lo avesse già scelto. I suoi occhi diventano ancora più tristi perché mi racconta che sì, era stata dal pediatra di famiglia che aveva scelto tra quelli disponibili in ASL e purtroppo aveva ricevuto un rifiuto. Il pediatra parlava di una situazione che non conosceva, che non gli era mai capitato di affrontare. E non dava la disponibilità ad averla tra gli assistiti. La mamma stessa, chiedendo, come spesso succede tra mamme, un altro pediatra di riferimento, nomina un collega, ma ovviamente questo è un massimalista e quindi l'ASL non glielo permette di scegliere. Insomma, sembrava di essere arrivati a un vicolo cieco, una missione impossibile. Ma come spesso la professoressa Benini ci racconta, quando la situazione sembra impossibile, è proprio lì che intervengono le cure palliative pediatriche e ci si mette con forza. È bastata in realtà una telefonata, una richiesta al collega che subito ha dato disponibilità e ci ha spiegato come chiedere una dispensa, diciamo, all'ASL per potersi far carico anche di questa bambina con molti bisogni assistenziali. È iniziata quindi con i colleghi del reparto l'organizzazione della domiciliazione con l'ASL. E ci siamo imbattuti in un'altra grande difficoltà perché in quel momento erano iniziati una serie numerosa di concorsi nazionali di stabilizzazione per gli infermieri e quindi non c'era modo per le cooperative di trovare gli infermieri per l'assistenza domiciliare. È stata valutata anche l'aspetto lavorativo dei genitori, la mamma si era licenziata, il papà faceva dei turni e questo avrebbe inciso sull'assistenza domiciliare. Momento che ricordiamo tutti in maniera molto importante fu l'incontro con tutti gli attori sia dell'ospedale che della
che del territorio, con i vari uffici dell'ASL, il pediatra di famiglia e la cooperativa, in quella che chiamiamo UVMD, unità di valutazione multidimensionale, che porta a proporre il PAI, il piano di assistenza individuale. Non più, io la chiamo una lista della spesa che molte volte l'ospedale prepara e consegna al genitore da portare all'ASL, ma un piano di presa in carico, di presa in cura del sistema sanitario, ospedale e territorio che si propone alla famiglia. Non meno importante, in predimissione, l'organizzazione e l'impostazione del follow-up che è stato fatto con i colleghi della terapia semi-intensiva respiratoria, del dottor Cutrera e della dottoressa Paglietti, che costituisce un punto fondamentale di riaggancio prima della dimissione. Cecilia viene dimessa, vedete, a 13 mesi, dopo un lunghissimo ricovero in TIN in subintensiva neonatale, ha una nutrizione parenterale totale con uno stacco di 4 ore, una minima nutrizione enterale, ha una ventilazione meccanica durante i momenti del sonno e prima della dimissione i genitori erano stati addestrati nella gestione di tutti i presidi, nella somministrazione della terapia, alle manovre rianimatorie con un corso di PBLS e al cambio cannula in urgenza. Prima della dimissione ancora mancava molti degli aspetti di indagini genetiche che erano state fatte. In conclusione, perché questa avventura ci ha colpito particolarmente? Per dei punti che ritengo fondamentali per bambini delle cure palliative pediatriche, per i bambini con patologia cronica complessa e, come abbiamo visto da tutti i casi, ad alta complessità assistenziale domiciliare. La scelta del pediatra di famiglia. Credo che il pediatra di famiglia sia un riferimento fondamentale per tutti questi bambini. La loro complessità non deve allontanare noi pediatri, ma deve essere il pediatra di famiglia il primo riferimento perché è sul territorio. Magari è già il pediatra di famiglia perché hanno dei fratelli e quindi è il primo riferimento, conosce la famiglia per questi genitori. Va coinvolto molto prima della dimissione. Abbiamo visto che per un neonato, per un prematuro, sono lunghi ricoveri e forse il pediatra può supportare i genitori anche in questi momenti di lungo ricovero. È emersa, come tutti quanti noi ben conosciamo, una grande eterogeneità nella gestione e nell'organizzazione dei vari distretti delle ASL e differenze anche tra regioni e regioni. E qui forse ci addentriamo in un aspetto etico, che è quello dell'equità nella distribuzione delle risorse. Si apre sicuramente un grande capitolo che però credo che anche come gruppo di studio dovremmo farci promotori e studiarlo. Fondamentale è una precoce realizzazione del VMD condivisa con il territorio e col pediatra di famiglia, in modo da non arrivare proprio agli ultimi giorni pre-dimissione. E dopo la dimissione, come può un pediatra di famiglia, un genitore, il distretto interfacciarsi con il centro specialistico, con il centro di terzo livello? Occorre rispondere in maniera organizzata anche a queste domande. Infine, quello che forse è l'elemento più importante per le cure palliative pediatriche e che ho imparato in primis dalla professoressa Benini e dai colleghi con i quali mi confronto quotidianamente, in particolare il reparto del dottor Cutrera, che devo dire veramente ogni giorno abbiamo da confrontarci su casi clinici, è la capacità medici e infermieri di identificare e di rispondere a tutti i bisogni del bambino e della famiglia. Come ci ha presentato appunto Franca Benini all'inizio, non sono solo i bisogni clinici, ma anche quelli spirituali, sociali, psicologici. Mi piace lasciarvi con l'ultima diapositiva, che è il leitmotiv Casa è più meglio della Fondazione Maruzza, che credo riassuma assolutamente bene quello per il quale noi lavoriamo. Grazie a tutti. Grazie Michele anche per essere stato nei tempi e darei a questo punto la parola a una, diciamo più che una relazione, a una riflessione di Franca Benini su cosa è capitato a questi bambini di cui abbiamo sentito parlare e di questi tre esempi che sono solamente alcuni degli esempi che sono capitati, ma ne potremmo sicuramente ognuno di noi si raccontare molti. Ecco, che cosa è capitato a questi bambini durante la pandemia? E soprattutto, cosa ci ha insegnato questa pandemia per poter essere pronti? Vai, Franca, hai 15 minuti.
Stanno arrivando le domande, vi ricordo mercoledì sip@gmail.com. Arrivo. Bene. Riuscite a sentirmi? Pronto? Vai, 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 Bianca, ci sentiamo perfettamente. Allora, come Caterina, Lucia e Michele vi hanno presentato nei casi proposti, abbiamo a che fare con situazioni già di per sé complesse. Abbiamo a che fare con setting diversi rispetto a quelli con cui siamo abituati a confrontarci nel caso di bambini così complicati nella loro gestione. Il Covid che cosa ha fatto? Lucia ci diceva che abbiamo ottimizzato la presenza del Covid, è una grande opportunità, ma ci ha anche tanto complicato la vita. Allora, questo lavoro uscito pochissimi giorni fa ed è stato fatto dai colleghi dell'Università di Udine, la professoressa Cogo e i suoi collaboratori. È una bella revisione sistematica della letteratura per quanto riguarda il Covid in ambito pediatrico. Che cosa viene fuori da questa analisi della letteratura? Viene fuori che i bambini sono nell'ambito della pandemia stati privilegiati per fortuna. Abbiamo una mortalità bassissima dello 0,08% e dei ricoveri in terapia intensiva inferiore ai 2%. Ma un dato è certo, che la comorbidità con altre cause, con altre patologie, con la complessità rappresenta la stragrande maggioranza dei bambini malati e rappresenta la stragrande maggioranza dei bambini deceduti. Ulteriore conferma che i bambini ad alta complessità assistenziale ed inguaribili rappresentano nella pandemia Covid l'apice e la necessità di avere maggiore attenzione arriva da questo lavoro che va a valutare sui bambini ricoverati in terapia intensiva nelle terapie intensive pediatriche canadesi le caratteristiche epidemiologiche di questi pazienti. Bene. Succede che più del 40% presentano, si configurano nell'ambito della complessità assistenziale, sono bambini eleggibili alle cure palliative pediatriche. Quindi uno su due dei bambini gravi che si ricoverano sono stati ricoverati in corso di pandemia Covid erano bambini che necessitavano approcci di tipo palliativo. E questi bambini hanno un andamento peculiare, hanno un interesse peculiare, perché vivono già nell'instabilità e il Covid potrebbe creare un peggioramento di una situazione clinica già di per sé invalidante e notevolmente a rischio. Quella situazione di inguaribilità può accelerarsi verso un quadro di terminalità, due situazioni diverse che necessitano organizzazioni ed attività diverse. L'altro punto su cui riferire, abbiamo sentito benissimo anche da Michele, che sono bambini che concentrano l'attenzione e le competenze di molte persone. La mediana di persone che seguono nelle varie competenze questi bambini è 17, vale a dire per gestire questi bambini si interfacciano 20, 17 competenze diverse. Pensate un po'. Che pabulum di contatti stretti per un bambino malato, questa situazione può determinare. E questi bisogni molto spesso sono inderogabili, per cui bambino e famiglia, nonostante tutto, nonostante l'infezione, l'abbiamo visto nel caso di Lucia e nel caso di Caterina, necessita di aiuti. Quindi cambiano le prospettive cliniche. Questo lavoro che è stato riferito ai bambini con disabilità si riferisce a maggior ragione ai bambini con patologie inguaribili ad alta complessità. Che tipo di strategie, da un punto di vista clinico, da un punto di vista comportamentale, dobbiamo mettere in atto per difenderli e per continuare, peraltro, ad assicurare la continuità di risposta ai bisogni? Bisogna lavorare in ambiti diversi, sicuramente devono cambiare i modelli organizzativi. Credo
Caterina e Lucia ci hanno parlato di rete che si modula all'interno dell'emergenza Covid. Hanno detto che bisogna assolutamente su una rete preesistente rimodularsi. Questo è un lavoro appena uscito ed è la nostra esperienza. Come abbiamo rimodulato all'interno del centro regionale Veneto l'attività durante il periodo Covid? Abbiamo avuto una prima fase, una fase di riorganizzazione che si è evoluta in tre livelli. Primo, raccolta dati, pochi dati che c'erano a riguardo, messa a disposizione di strumenti di difesa per operatori e famiglie e possibilità di fare dei percorsi di educazione a pazienti e famiglie. Siamo ripartiti da questo, abbiamo insegnato ai familiari e ai bambini stessi come proteggersi da questa pandemia. La seconda fase invece è sicuramente diversa. La riorganizzazione prevedeva la messa in atto di strategie a livello dell'hospice e a livello dell'attività territoriale. Abbiamo lavorato perché l'hospice rimanesse COVID-free e questo lo abbiamo ottenuto facendo tamponando tutti i nostri bambini, i familiari dei bambini e tutti gli operatori. Questo tamponamento ci ha permesso di lavorare in una situazione di sicurezza per chi entrava e per chi andava a casa. Abbiamo definito peraltro la possibilità di continuare a seguire a domicilio, messi a disposizione i presidi, formati gli operatori, sicuri che non erano portatori sani e non erano malati. L'approccio domiciliare è continuato per quanto riguarda le emergenze e le visite inderogabili. Si è ricorso moltissimo all'uso della telemedicina quando possibile e la gestione di interazione con la rete territoriale che peraltro diventava più carente perché deviava obiettivi ed interessi logicamente sulla gestione dei pazienti adulti Covid a domicilio. Sicuramente da un punto di vista numerico molto più importante. Abbiamo anche continuato con lo screening dei pazienti ogni volta che entravano in hospice, ogni volta che avevano una sintomatologia e abbiamo continuato a monitorare quanto i colleghi e quanto le altre esperienze italiane e non potevano darci in questo ambito. Come sono cambiate le cose di questi bambini in una situazione come la nostra dove c'era la rete? Siamo rimasti un po' sconcertati perché con un questionario fatto dalla dottoressa Santini, la psicologa del nostro gruppo, abbiamo visto che non è cambiato molto per le nostre famiglie. Più del 60% si confermano in una situazione di relativa sicurezza. Più del 90% parlano di non aver cambiato obiettivi e speranze e più dell'80% dicono che sono riusciti a cambiare l'esperienza da negativa in positiva. Quindi questo ci fa capire che una rete fatta di strumenti e di mantenimento di obiettivi e di relazioni può veramente essere d'aiuto a questi pazienti che in realtà hanno cambiato poco nell'ambito della loro modalità di vivere, lingua e abilità. Tutto positivo questo? Dobbiamo farci alcune domande ed alcune riflessioni. Andando per la casa bardati e vedendo questi bambini, la frase che più facilmente si poteva incontrare era questa, ve la leggo. Per noi in realtà è cambiato poco. Noi normalmente usciamo poco e molto spesso siamo soli. Abbiamo un futuro che non possiamo e talvolta nemmeno vogliamo prevedere. Abbiamo la sola certezza che la medicina non ha la possibilità di offrire a nostro figlio la guarigione. Ma nonostante questo, come avete visto, sono riusciti a modulare l'esperienza in senso positivo. Tuttavia, dobbiamo fare due riflessioni. L'abbiamo indagato, la paura che è stato forse il sentimento che ci ha messi tutti sullo stesso piano, malati e non malati, in questi ultimi mesi, la paura dell'infezione, la paura della morte, la paura della morte dei propri cari. Bene, la paura maggiore che queste famiglie avevano
era della morte del caregiver, la morte di qualcuno che si prendesse in carico il proprio figlio e l'assenso di riuscire a delegare la gestione ad altre realtà che fosse in grado di coprire i bisogni sia da un punto di vista clinico, ma anche da un punto di vista relazionale. Un'altra paura che abbiamo visto evidente e che ha necessitato un supporto psicologico molto importante è quella degli adolescenti macchine dipendenti, soprattutto quella ventilatori H24. Il loro terrore, per l'appunto, era la perdita del genitore e questo si inquadrava come una forma anche della perdita non solo di interlocutore preferenziale da un punto di vista di genitoriale, ma anche ed anche la perdita di colui che gestiva la propria vita e senza questo c'era una morte secondaria da mettere sul piatto della bilancia. Un'altra riflessione che offro a voi è che il periodo Covid ha fatto leggere in situazioni e realtà difficilmente immaginabili poco tempo prima il concetto della scelta. Abbiamo letto tutte le varie testate giornalistiche hanno riportato la possibilità che alcuni nostri colleghi, il dovere alle volte, si trovavano di fronte di dover scegliere a quale paziente per primo offrire aiuto. Bene, l'interpretazione di bambini e famiglie quando andavamo per la casa, era una riflessione a questo riguardo, era una paura concreta. E la domanda: sono i ragazzi e i bambini con le malattie complesse, quelle delle cure palliative, le persone per le quali non vale la pena di combattere o allocare risorse? Bene, il dubbio di contare meno, di avere meno diritti e possibilità di aiuto e di vita è un ambito sul quale tutti noi forse dovremmo riflettere. Quindi a questo punto il Covid è sicuramente un'esperienza, come diceva il dottor Cutrera, è un'esperienza con la quale conviviamo e dove purtroppo forse dovremo condividere l'esperienza per ancora un po' di tempo. Che riflessioni possiamo fare? Che riflessioni possiamo condividere? Che sulla base dei dati reali, quello che potrebbe aiutare di più questi pazienti è la presenza di reti regionali che permettano e facciano da collante fra l'ospedale e un territorio. La possibilità di avere degli operatori che abbiano strumenti ed operatori formati alla gestione dell'emergenza permette la continuità delle cure. Dovremo ancora imparare l'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione e valutazione come la telemedicina, consci del fatto che questi non sono risolutivi e non sostituiscono certamente la relazione ad persona. L'ultimo punto che pongo alla vostra riflessione è che, come avete letto sui giornali, il piano pandemico nazionale era bloccato in Italia dal 2014, quindi dal 2016, quindi per 4 anni non è stato mai riformato. Cosa significa piano pandemico nazionale? Significa che in corso di qualsiasi calamità l'organizzazione del sistema sanitario e non solo prevede delle modifiche automatiche che permettano delle risposte immediate nei confronti di quanto sta succedendo. Bene, questo è un invito a livello nazionale perché nel piano pandemico possa rientrare anche la pediatria tout court, perché anche i bambini che non si sono malati, l'abbiamo letto, i fratelli di questi bambini che già vivono nell'incertezza e nella paura della perdita, hanno visto con il Covid esplodere questa paura e quindi la voglia di mettere in questo nuovo piano pandemico, che so che si sta facendo, una postilla particolare per la pediatria globale, ma soprattutto ed in modo particolare per i bambini complessi, perché come avete sentito dalle storie che vi hanno raccontato benissimo i miei colleghi, è possibile fare qualcosa ed è possibile lavorare anche in maniera ottimale, nonostante il Covid. Certo, questo richiede organizzazione, richiede preparazione e richiede risorse.
richiede soprattutto attenzione da parte di tutti, da chi gestisce e programma la sanità pubblica, da chi gestisce e programma la formazione a 360 gradi medica, infermieristica, psicologica e a tutti noi che in questo quadro dobbiamo lavorare e bene o male siamo il front office. Io vi ringrazio e lascio aperta la discussione e alla condivisione di queste riflessioni. Grazie Franca, sono arrivate delle domande e quindi direi di cominciare. La prima, più che una domanda, è un commento di condivisione da parte del gruppo dell'equipe cure palliative pediatriche della Basilicata, con un ringraziamento a tutti noi e in particolare al dottor Salata, ovviamente essendo stato in Basilicata così tanto tempo. Non è una domanda, ma proprio una condivisione ed è anche che loro hanno vissuto queste stesse esperienze. Quindi, senz'altro li invitiamo, anzi, ad iscriversi al gruppo di studio di cure palliative pediatriche della Società Italiana di Pediatria per poter condividere ancora di più con noi questo percorso. C'è una domanda molto tecnica che lascerei a Franca, che è quella della dottoressa, scusate che devo ritrovarla, della dottoressa Bordignon, pediatra ospedaliera di Jesi a Ancona, dove oltre ai complimenti ci fa presente, ma questa dieta, questa rete capillare così articolata, è possibile creare una rete di cure palliative pediatriche partendo da zero? Ma com'è la situazione nelle Marche, Franca? Forse tu ci puoi aiutare avendo un polso un po' nazionale della situazione. Allora, Pochi minuti perché abbiamo 10 minuti di discussione, c'è un'altra domanda che vorrei fare. Vai. no, volevo dire alla collega che tutti noi siamo partiti da zero. La situazione nelle Marche, c'è una delibera, che però è molto poco chiara, almeno quanto ricordo, per l'area pediatrica. Si è tentato più volte di partire con un centro regionale presso, la struttura, presso l'ospedale, con una grossa attività anche della pediatria di famiglia. Sicuramente un centro regionale deve essere deliberato a livello regionale, l'istituzione deve metterci la faccia e soprattutto deve metterci le risorse. Forse la cosa che cambia veramente, però vorrei sentire anche gli altri, il passaggio fra faccio queste cose perché mi interessano, le faccio fuori orario e le faccio a tempo pieno perché è un diritto del paziente, è istituzione, messa a disposizione di risorse e leadership. Sono le tre cose che sono necessarie per la costituzione del gruppo. Vi ricordo che le cure palliative pediatriche sono un LEA, per cui è assolutamente necessario che ogni regione risponda anche a questo tipo di situazione. E secondo me un altro passo avanti lo farà nell'emendamento del 28 giugno, che è quello che da qui in avanti ogni pediatra è obbligato a fare una formazione durante i 5 anni in cure palliative pediatriche, perché molto spesso non si ha il sentore che il paziente che io seguo, il paziente che ho a casa, il paziente che ho in terapia intensiva, il paziente che ho in oncologia abbia le caratteristiche per rientrare in un percorso palliativo. Io sono convinta che la formazione aprirà da un lato un baratro di richieste, ma dall'altro, come spesso succede, anche una risposta di competenze che deve essere necessaria. Grazie Franca. Io passerei all'ultima domanda perché abbiamo poco tempo. Invece su quest'ultima domanda vorrei sentire il parere di tutti. Innanzitutto è fatta da Maria, che è un'infermiera di oncoematologia pediatrica a Verona. E innanzitutto grazie perché noi riteniamo come gruppo che la partecipazione degli infermieri in una, diciamo in un gruppo di cure palliative pediatriche è fondamentale. Lo vediamo tutti i giorni nei nostri sia reparti o hospice. E la domanda di Maria è questa in particolare. Sul caso che è stato presentato, e in particolare sulla legge dell'autodeterminazione, e l'autodeterminazione del minore rispetto al prosieguo di cure o sospensione delle stesse, com'è possibile dimostrare la volontà del minore in questo tipo? Perché mentre nell'adulto questa cosa è più chiara,
Sul minore, in effetti, ci sono state molte, come dire, richieste di chiarimenti su questo aspetto. Quindi, se fosse possibile, anche debordando di 1 o 2 minuti, vorrei sentire il parere di tutti. E Franca, ti farei parlare alla fine, va bene? Ok, cominciamo con Sergio. Ma questa legge, poi gli altri mi correggeranno eventualmente, non prevede le DAT per i minori, prevede solo la pianificazione condivisa delle cure, che però permette di ottenere questo che la collega chiede. A 16 anni, molti bambini o adolescenti sono assolutamente in grado di esprimere un'autodeterminazione ben prima. Bisogna assolutamente ascoltare il parere dei minori, questa legge dice anche implicitamente ed esplicitamente, e il metodo, insomma, che noi stiamo cercando di perseguire è quello di arrivare a una pianificazione condivisa delle cure che sia, e ogni caso ovviamente va a sé, il più precoce possibile. Grazie. Caterina. Volentieri. Potrei rispondere tecnicamente dicendo che l'articolo 3 al suo comma 2 dice che il consenso è espresso o rifiutato dagli esercenti la podestà genitoriale. In realtà voglio rispondere con il comma 8 dell'articolo 1, in cui è contenuto proprio il significato precipuo del nostro lavoro. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente, in questo caso tra medico e i genitori, costituisce il tempo di cura. Proprio perché Stefano era un bambino muto, ho lasciato parlare la sua mamma. Quell'insieme di sentenze che io trovo memorabili, espresse da questa donna, tenendo nella mano guantata col volto velato, non per motivi religiosi, ma per motivi di Covid, in cui ci ha raccontato da quando era piccino, da come affrontavano ogni intervento, dicevano ce la faremo. Di come per loro la cattiva notizia è stata quando il trapianto non si sarebbe più potuto fare, e di come ha restituito un bambino vitale che aveva avuto il coraggio di diventare rappresentante di classe, che si era lanciato dagli scogli e che ora vedevano solo soffrire, e di un fratellino che, avendolo incarcerato in una realtà intensiva così lontano, non poteva neanche salutarsi. Io credo che proprio il tempo della comunicazione tra medico e paziente è stato tempo di cura. È stato tempo di cura per questa famiglia che portava avanti gli interessi del bambino Stefano, è stato tempo di cura per l'equipe che lo avevano curato e avevano vicariato molto tempo dei genitori. Quindi credo che questa legge, un po' semplificata come da disposizione anticipata di trattamento, è una vera legge sul consenso informato, è una vera legge sulla relazione di cura che riprende appunto quella del consenso informato. Perciò questa è una legge in cui in certi passaggi i giuristi sono arrivati più avanti di noi medici. Grazie Caterina. Lucia, vuoi dare un commento sul bambino oncologico? Sì, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Caterina. Nella nostra storia, nei nostri bambini oncologici, il fatto di entrare precocemente rispetto a un fine vita nella relazione con la famiglia, quindi essere attivati precocemente dai colleghi oncologi, ci permette di affiancarci, di trovare quella relazione di cui proprio Caterina ha ben evidenziato la normativa, ma anche il sentimento vero, proprio il senso vero della relazione, ci permette di conoscere la famiglia e di conoscere anche i desideri del bambino, di dare la voce, anche se, come ha detto Sergio, non è una voce normativa quella del bambino perché non può fare le disposizioni anticipate di trattamento, ma affiancandoci, conoscendoci, facendo il pezzo di strada insieme, ci si arriva comunque. Anche Iris era maggiorenne, ad esempio, quando noi l'abbiamo conosciuta, ma per la sua sindrome va la mamma come tutela, tutore. Quindi l'affiancarci, comunque stare vicino a loro, ci ha portato poi alle decisioni. Questo vale per Iris, ma vale per tutti gli altri bambini. Quindi credo che questa sia la risposta corretta. La pianificazione condivisa delle cure, iniziata precocemente, quando abbiamo la bandierina rossa, ecco, che non è per il dolore, ma anche per l'invio alle cure palliative specialistiche. Michele, grazie Lucia. Sì, penso che da pediatra sfonda proprio una porta aperta, è una domanda molto attenta e credo che sia esperienza di tutti noi pediatri e soprattutto un invito a saper ascoltare i bambini. Chiaramente nel mondo neonatale non possiamo intendere la volontà di un neonato,
ma fin dai primi anni per ogni pediatra è esperienza di tutti che i bambini sanno comunicarci quella che è la loro volontà. E quindi l'invito per tutti i pediatri a sapersi mettere in ascolto della volontà dei bambini. Grazie Michele. Franca, io ti vorrei anche aggiungere una domandina a questo proposito, non cattiva, ma chiaramente approfittando della tua esperienza. Questa legge che io ritengo estremamente importante e che sia necessaria con le dovute cautele e con le attenzioni che gli esperti di cure palliative pediatriche sicuramente hanno, pensi che possa in casi particolari configurare anche dei rischi? Allora, rispondo prima alla domanda che ci ha fatto la collega di Verona. In cure palliative possiamo dividere due grossi gruppi di pazienti: i bambini cognitivamente adeguati e i bambini che per patologia non possono dirci quello che ne pensano. Nei bambini cognitivamente adeguati, sotto i 7 anni va raccolto il parere della scelta. Tra i 7 e i 12 va raccolto l'assenso. E sopra i 12 va raccolto il consenso della scelta, per cui i bambini, attraverso gli strumenti di cui ci hanno parlato Lucia, Caterina e Michele, quindi relazione, tempo, accoglienza, senza giudizio e senza pregiudizio, vanno ascoltati e quello che loro dicono diventa il punto di riferimento e di condivisione con i genitori. Nel momento in cui abbiamo a che fare con un bambino cognitivamente problematico, è logico che la responsabilità genitoriale viene a essere il punto di riferimento, ma in ogni caso, appunto, la legge 219 del 2017 ci dice: ricordate che una forma di comunicazione c'è anche in questi bambini, per cui raccogliete i desideri e usate tutte le modalità di comunicazione non verbale per capire da un punto di vista clinico e da un punto di vista psicologico cosa loro ci vogliono dire. Quindi, brutalmente, è possibile parlare, fra virgolette, con questi bambini e cercare di sbagliare meno nella definizione del best interest di questi pazienti? La nostra convinzione è sì. La seconda domanda è: i genitori hanno sempre ragione? E quando, ad esempio, ci sono dei problemi, delle criticità, i genitori hanno la responsabilità genitoriale e quindi svolgono la capacità di scelta condivisa con i propri figli. Hanno sempre ragione? Quasi sempre. Quando è che noi possiamo contrastare il volere del genitore? Quando la scelta del genitore non si confà con il best interest del bambino da un punto di vista scientifico e clinico, oppure quando non si confà con il desiderio e il volere del bambino. In questa situazione la relazione, il tempo, l'accoglienza sono gli strumenti base. Ci sono dei casi in cui non si arriva a gestire la situazione? Purtroppo sì, ce ne sono, ma questi strumenti ci permettono di lavorare meglio. Ci sono dei rischi, se tu per rischi intendi che qualcuno faccia qualcosa contro il bambino o contro il best interest del bambino. Io penso che se uno si adegua e lavora con scienza e coscienza, applicando quanto la legge dice, questa legge ci permette di ridurre i rischi. Senza questa legge, che non aggiunge niente in realtà alla legislazione che c'era in precedente, ma ci fa un grosso memento, ci permette sicuramente di sbagliare meno. Almeno Grazie. quello che io penso. Grazie Franca, siamo fuori tempo massimo, ma come al solito le domande arrivano all'ultimo, solo per leggere che sono presenti gli studenti del terzo anno del corso di laurea in infermieristica del nostro polo Bambin Gesù Pier Giorgio Frassati, e la domanda era se era prevista qualche forma di supporto psicologico non solo per le famiglie, come è doveroso, ma anche per il personale infermieristico. Noi nel nostro reparto abbiamo già cominciato ormai da parecchio tempo un supporto psicologico proprio al personale, perché questo credo che sia molto importante per il burnout. Mi permetto di rispondere io a nome di tutti, vista l'ora, ma insomma credo che siamo tutti concordi sul fatto che anche il personale va supportato. Io credo sia stato un buon webinar. Abbiamo avuto più di 100 colleghi in linea.
e credo che tutti i relatori, per quanto mi riguarda, hanno svolto delle relazioni brillanti. Spero che sia possibile continuare. Ringrazio la Società Italiana di Pediatria per averci permesso questo modo di confronto sul problema delle cure palliative pediatriche durante l'emergenza da Covid-19. Quindi ringrazio i relatori, la presidenza della SIP e il direttivo e tutti quelli che hanno partecipato e auguro a tutti una buona estate. Arrivederci.